l'altra associazione sportiva, l'Italia Quad, che seguirà con un balletto prima di aprire ufficialmente tutte le attività sportive. Grazie. Di quello che è un traguardo storico, sicuramente abbiamo scritto un pezzo di storia quest'oggi, perché il Mola sbarca, dopo io ovviamente oltre stasera ci sarà un mega festone, però noi ovviamente anticipiamo qualcosa, sbarca in Serie B, non è mai successo nella storia che il Mola arrivasse così in alto, quindi siamo di fronte a qualcosa che scriverà, che ha scritto già la storia del basket a Mola. Però a questo punto tu come presidente di un successo, di un sogno raggiunto, e speriamo che non sia l'ultimo, nel senso che noi ci auguriamo che la cosa possa essere ancora in divenire, che cosa ti senti di dire a questi ragazzi che invece oggi stanno cominciando a muovere i primi passi, non solo nel basket ma nelle varie attività sportive? Che indipendentemente dalla disciplina sportiva alla quale si aderisce, si partecipa, lo sport è un'attività salutare che fa bene al fisico, alla mente e quindi fa bene soprattutto al senso civico, perché si unisce i gruppi, li rende omogenei, li rende unici come un corpo unico. Quindi io sono il primo a sollecitare l'attività sportiva dall'età infantile sino a non smettere mai.
ed è un messaggio importantissimo quello che tu hai dato. Tu sei il presidente di un collettivo meraviglioso, di una struttura straordinaria che non è fatta solo da uomini che sono in campo, ma è fatto da tutto ciò che c'è anche dietro, che coordina, eccetera. Però a questo punto, se tu volessi dire qualcosa a questi ragazzi, tipo non mollare, oppure organizzatevi, oppure che ne so, qualunque cosa, qual è il primo consiglio che ti senti di dare? Che comunque il primo consiglio è quello di lavorare sempre, perché il lavoro, anche se nell'ambito sportivo, paga sempre. Il nostro è stato un percorso fatto pieno di ostacoli, insidie, trabocchetti, infortuni, però siamo stati sempre uniti, abbiamo sempre lavorato, non siamo mai disuniti di fronte a quello che era il nostro obiettivo, vincere il campionato, anche nei momenti di difficoltà. Tra l'altro non si chiamerebbe successo se il percorso non fosse pieno di ostacoli. Ma così, se tu sei qui solo in veste di spettatore, o magari, che ne so, butti un occhio, stai a vedere, che stai a guardare quello che fra qualche anno potrebbe diventare un tuo atleta? Sicuramente, se la prospettiva è, diciamo, di verificare quello che potrebbe essere un potenziale atleta della nostra associazione sportiva, c'è sempre, l'occhio attento cade sempre, ma alla fine a questa età l'importante è che facciano sport, che si divertano soprattutto, e poi queste iniziative sono veramente un fiore all'occhiello, perché coinvolgere tanti bambini, tanti genitori, la comunità intera, vuol dire che c'è ancora uno spirito sportivo e soprattutto uno spirito di amicizia, di coesione, di condividendi, così come ha detto il sindaco nella presentazione, così come viene con il palio, come è avvenuto con la nostra finale, dove avevamo 1000 spettatori. Insomma, è importante fare sport da qualsiasi età. Ringraziamo Leo Losito, presidente della New Basket 2012, neo promossa in Serie B. Ovviamente ci sarà un mega fessone, ma ne parleremo dopo. Grazie, cominciamo. Yeah.
prima di aprire ufficialmente tutte le attività sportive. Grazie. Ma non devi fotografare il sedere, devi andare davanti a fotografare. Che si sente? Un traguardo storico, sicuramente abbiamo scritto un pezzo di storia quest'oggi, perché il Mola sbarca dopo io, ovviamente oltre stasera ci sarà un mega festone, però noi ovviamente anticipiamo qualcosa, sbarca in Serie B, non è mai successo nella storia che il Mola arrivasse così in alto, quindi siamo di fronte a qualcosa che scriverà, che ha scritto già la storia del basket a Mola. Però a questo punto tu, come presidente di un successo, di un sogno raggiunto, e speriamo che non sia l'ultimo, nel senso che noi ci auguriamo che la cosa possa essere ancora in divenire, che cosa ti senti di dire a questi ragazzi che invece oggi stanno cominciando a muovere i primi passi, non solo nel basket ma nelle varie attività sportive? Che indipendentemente dalla disciplina sportiva alla quale si aderisce, si partecipa, lo sport è un'attività salutare che fa bene al fisico, alla mente e quindi fa bene soprattutto al senso civico, perché si unisce i gruppi, li rende omogenei, li rende unici come un corpo unico. Quindi io sono il primo a sollecitare l'attività sportiva dall'età da infantile sino a non smettere mai. Ed è un messaggio importantissimo quello che tu hai dato. Tu sei il presidente di un collettivo meraviglioso, di una struttura straordinaria che non è fatta solo da uomini che sono in campo, ma è fatto da tutto ciò che c'è anche dietro, che coordina, eccetera. Però a questo punto, se tu volessi dire qualcosa a questi ragazzi, tipo non mollare, oppure organizzatevi, oppure che ne so, qualunque cosa, qual è il primo consiglio che ti senti di dare? Che comunque il primo consiglio è quello
di lavorare sempre, perché il lavoro, anche se nell'ambito sportivo, paga sempre. Il nostro è stato un percorso fatto pieno di ostacoli, insidie, trabocchetti, infortuni, però siamo stati sempre uniti, abbiamo sempre lavorato, non siamo mai disuniti di fronte a quello che era il nostro obiettivo, vincere il campionato, anche nei momenti di difficoltà. Tra l'altro non si chiamerebbe successo se il percorso non fosse pieno di ostacoli. Ma così, se tu sei qui solo in veste di spettatore, o magari, che ne so, butti un occhio, stai a vedere, che stai a guardare quello che fra qualche anno potrebbe diventare un tuo atleta? Sicuramente, se la prospettiva è, diciamo, di verificare quello che potrebbe essere un potenziale atleta della nostra associazione sportiva, c'è sempre, l'occhio attento cade sempre, ma alla fine a questa età l'importante è che facciano sport, che si divertano soprattutto, e poi queste iniziative sono veramente un fiore all'occhiello, perché coinvolgere tanti bambini, tanti genitori, la comunità intera, vuol dire che c'è ancora uno spirito sportivo e soprattutto uno spirito di amicizia, di coesione, di condividenti, così come ha detto il sindaco nella presentazione, così come viene con il palio, come è venuto con la nostra finale, dove avevamo 1000 spettatori. Insomma, è importante fare sport da qualsiasi età. Ringraziamo Leo Losito, presidente della New Basket 2012, neo promossa in Serie B. Ovviamente ci sarà un mega festone, ma ne parleremo dopo. Grazie, cominciamo. Tanti più di tantini. Quante volte in famiglia può anche essere.